Piazza Duomo è piena come non mai, migliaia di persone e TV da tutta Europa. Per Beppe Grillo Milano è la prova generale di quanto accadrà venerdì a Roma. Il leader dei 5 Stelle attacca i suoi avversari, gente ormai spazzata via da questa nuova ondata. Berlusconi, credibile come Mastro Lindo, Monti, un esorcista che vuol farci lavorare fino a 70 anni, il PD di Bersani da mettere sotto inchiesta per la vicenda MPS. Apriremo il Parlamento come una scatoletta di tonno, promette Grillo, vi faremo vedere tutto e i partiti saranno spacciati. Allora il mio grido è arrendetevi, siete circondati dal popolo italiano, non ce la fate più a fermare, è un'epidemia, arrendetevi e io vi prometto che non useremo nessuna violenza su di voi, solo affetto, amore, come ai malati di mente, vi accarezzeremo. E mentre Celentano scrive una canzone che sembra proprio dedicata al Movimento 5 Stelle, sul palco di Milano a dare il suo appoggio a Grillo sale Dario Fo. Mi sembra di essere tornato indietro di molti anni, alla fine della guerra, l'ultima guerra mondiale. Ci fu una festa come questa e c'era tanta gente come siete voi, felici, pieni di gioia. Non dico speranza, la speranza lasciamola a parte, di certezza. Si sarebbe rovesciato tutto, non ci siamo riusciti. Fatelo voi, per favore! Fatelo voi! Ribaltate tutto, per favore! Chiudono i candidati lombardi per il Parlamento e per la Regione. Nei programmi lavoro, taglia ai privilegi, ma soprattutto legalità. In questa Lombardia, travolta dagli scandali, è divenuta ago della bilancia delle prossime elezioni. Roberto Tallei, Sky TG24, Milano. Ho visto anche il successo di Grillo a Milano, One Man Show titola il manifesto con un gioco di parole efficace, un comico, un premio Nobel e il molleggiato. A Milano Grillo fa il pienone con lui sul palco in una piazza Duomo gremita, sale Dario Fo, colonna sonora scritta e cantata da Celentano, va in scena il grande spettacolo Ammazza Partiti. Con questa bella istantanea pubblicata a tutta pagina oggi dal quotidiano comunista. Siamo sempre sui temi politici, anche sugli altri giornali. Ecco il piccolo, l'urlo di Grillo, siete circondati a Milano, Piazza Duomo, straripante per il leader del Movimento 5 Stelle. Politici, arrendetevi, e a ruolo a Fo e Celentano. Lite sulla vendita di La 7. Intanto Berlusconi spedisce false lettere di rimborso IMU. Dal quotidiano triestino andiamo al Tempo di Roma. Berlusconi fiuta il sorpasso, Monti punta alla mucchiata, Napolitano non parla se no apriti cielo, l'abbiamo già visto. Anche il giornale il quotidiano La Sicilia titola sconto sulla 7 e sulla lettera di Berlusconi. Monti in Sicilia, capisco le proteste dei grillini, ma noi abbiamo anche le proposte. Mafioso, imbroglione, il cavaliere Bersani ai ferri corti per vendita della televisione e missiva su l'IMU. E poi sotto c'è anche spazio per Celentano, una canzone filo grillo. Celentano si fa risentire, partiti allarmati per la crescita del Movimento 5 Stelle. Fo sul palco, forse ci andrà anche Adriano. Dalla Gazzetta di Parma il titolo, Grillo che dice partiti arrendetevi, scontro sulla 7 tra PD e PDL, dopo la gaffa oggi Giannino decide se ritirare la candidatura, la folla in Piazza Duomo a Milano per il comizio del leader 5 Stelle con tanto di foto sotto. Fatto Quotidiano titola c'è truffa per te, l'ultima di Berlusconi, il Caimano invita agli elettori milioni, invia agli elettori milioni di lettere col timbro avviso importante, rimborso IMU 2012, non la solita bufala ma il tentativo di far credere che la restituzione dei soldi sarà reale. Fioccano le denunce, ma è solo l'esempio più clamoroso di una campagna elettorale taroccata, scrive il Fatto Quotidiano. Wow, Milano, ci siamo! Ragazzi, è arrivato! Un conto alla rovescia per Beppe con un bel boom per salutarlo! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Fantastico, c'è poca gente, pensavo qualche cosina di più. Allora io vorrei dirvi una cosa, non so se mi sentite benissimo, benissimo, è fantastico. Allora abbassami un po' i toni, abbassami la spia sulla tavola.
Allora signori, il cambiamento è già avvenuto, è inutile che ci diciamo delle altre cose, è già avvenuto. È già avvenuto, sento in questa piazza che ci sono stati altri comizi invece, e infatti si sente un po' di odore di naftalina, però io sto arrivando, guardate che sta cambiando alla velocità della luce, è già cambiando, stanno avendo delle reazioni strane, se mi sentite io so che ci siete, io so che siete nascosti qua. Io so che ci state osservando, allora il mio grido è arrendetevi, siete circondati dal popolo italiano, non ce la fate più a fermare, è un'epidemia, arrendetevi e io vi prometto che non useremo nessuna violenza su di voi, solo affetto, amore, come ai malati di mente, vi accarezzeremo e prima di mandarvi a fare dei lavori socialmente utili, voi dovrete fare una cosa, se vi sentite, dovete andarvene finché siete in tempo, democraticamente, dovete andarvene, è fantastico, guardate che... e sono lì accovacciati, sono lì e non riescono a capire cosa gli sta succedendo, e non è Beppe, è un sogno che stiamo condividendo con milioni di persone, lo stiamo condividendo, questo non è un comizio di un leader, di un partito e voi siete venuti a sentire, questo è uno scambio di altre cose che non c'è mai stato in Italia, uno scambio di affetto, uno scambio di comunità verso un'altra comunità, noi, guardate come ci siamo trasformati noi, era imprevedibile questo, io non l'avevo capito. Io giro con non è più neanche un movimento 5 Stelle, guardatele un po', guardate questi cittadini messi lì, chi se l'aspettava 3 anni fa? Io giro con un camper che mi hanno prestato, mi mettono in macchina prosciutti, salami, torte, pasta fatta in casa, che io scambio col camper quando vado a fare gasolio, 3 salami, 50 litri, è fantastico, poi vado a dormire da amici. Dormo da amici, mangio nei ristoranti di amici, dormiamo nei bed and breakfast, ognuno di voi ha dato una mano qua per fare il palco, quello delle luci, delle voci non ha voluto niente, e ognuno dà una mano, abbiamo persone che lavorano ininterrottamente con me, lui è Salvo, quello che manda in streaming, quanti siamo Salvo? Allora... stiamo superando qualche cosa che era inimmaginabile. Allora siamo in 22.000 in streaming e con la cosa. Ed è fatto col suo lavoro. È fatto, lui non vuole niente. Ha chiesto aspettativa alla sua azienda. Viene qua insieme a Pietro, insieme a Walter, insieme ai due ragazzi che sono in studio a trasmettere questo streaming. Dove sono? Dove siete? Matteo. Matteo e Fulvio, bene, questo è l'evento in streaming più seguito su YouTube nel mondo, è pazzesco, e allora ecco che non se l'aspettava nessuno, io oggi sto girando e sono, ho il cuore a pezzi, sono anche stanco ma felice, ho il camper pieno di biglietti. Grazie, buona democrazia a tutti! Signori, grazie, è finita! Ancora 3 giorni e poi metteremo dentro un centinaio di queste signore e signori qua e che non avranno scampo, apriremo il Parlamento con una scatoletta di tonno questa tonno e non avranno scampo, vi faremo vedere inciuci, inciuccetti, voti elettronici, voti palesi, nascosti, dove vanno a finire, nelle commissioni, i soldi, dove sono appalti, contrappalti, mogli ed amanti, non hanno più scampo, arrendetevi finché siete in tempo, arrendetevi!
arrendetevi, non vi faremo del male, arrendetevi. Arrivederci. Sordi, e facciamo un saluto ai sordi presenti, è questo, grazie, porteremo la lingua dei sordi in Parlamento, che diventi una lingua ufficiale, grazie a tutti, arrivederci, grazie.